Bene, torniamo in studio. Chiaramente la mia età veneranda mi porta sempre a dimenticare qualcosa, quei due numerini che sono lì sopra, 347 e 47 28 134 per i messaggi, 06 98 54 165 per eventuali contatti telefonici, però adesso andiamo a completare. Per completezza ci vediamo appunto Grosseto Rieti, sorpasso su un uomo solo al comando, Giorgio. Vediamoci l'impresa del Rieti. Naufragio biancorosso allo Zecchini contro il Rieti. Il Grosseto era atteso da una grande prova dopo la battuta d'arresto di Olbia ed invece incassa una nuova sconfitta, questa volta per 1-0, e la vetta è distante 5 punti. Ma veniamo al campo. All'undicesimo Zotti arriva tu per tu con il portiere avversario che però lo anticipa. L'azione poi prosegue, ma prova il colpo vincente. Al 19esimo, grande occasione per il Grifone. Punizione di Zotti, la palla giunge sotto porta a Palumbo che non riesce a controllare e la sfera termina poi al lato. Al 20esimo, brivido per i biancorossi che perdono palla che poi giunge a Marcheggiani, il giocatore del Rieti calcia dalla distanza ed il pallone si stampa sulla traversa. Al 24esimo, combinazione Palumbo-Zotti, un difensore mette in corner. Al 27esimo il vantaggio del Rieti, punizione messa in area dove la difesa biancorossa resta ferma in blocco, spunta Barone che controlla e batte Gagno. Al 31esimo cross basso di Schettino per Palumbo la cui deviazione finisce alta. Termina così il primo tempo. La ripresa si apre al 18esimo con il tiro fuori misura di Nappello. Al 20esimo punizione dai 30 metri di Zotti, la sfera passa di poco sopra la traversa. Al 24esimo Zotti per Patierno che di testa mette sul fondo. Al 26esimo Schettino in scivolata chiude lo spazio alla Cava che stava per battere a rete. Al 27esimo Gagno para in due tempi un tiro dalla lunga distanza di Tirelli. Al 28esimo Palumbo serve Zotti che da buona posizione lascia partire un diagonale che finisce sul fondo. Termina qui la partita con i maremmani che vengono sommersi dai fischi dell'intero stadio Zecchini. Stadio Zecchini che abbiamo visto ridotto in pessime condizioni. Qualcuno qui ha fatto qualche battuta, Massimo ha detto sembra lo stadio di Cori. Ma Cori Genzano. Cori Genzano, un bel mix, insomma un campo che è veramente indegno per il blasone, per la categoria anche importante, la storia del Grosseto. E allora adesso ci gustiamo anche la collection goal di questa settimana relativa ai gironi G e al girone H. Gioca la mia squadra, sentimento che mi prende il cuore, la nostra identità, che trascina la città, che ora vuole sostenere la nostra società, e la Al 27esimo il vantaggio del Rieti, punizione messa in area dove la difesa biancorossa resta ferma in blocco, spunta Barone che controlla e batte Gagno. Il preludio al gol campano che arriva al minuto 68. Azione di Mirko Guadalupi, lesto a servire il subentrato Galizia. La palla flippera fra Dagnelola e il numero 20 Partenopeo, pronto ad insaccare alle spalle di Vicino. Neppure il tempo di esultare e 3 minuti più tardi è Anthony Partipilo a bagnare la prima con il gol che pareggia i conti. Punizione lunga dalla sinistra di Fanelli e l'ex Savoia e Cluni è lesto a colpire al volo sul primo palo di Visone.
Bene, torniamo in studio, Francesco. Allora andiamo a dare anche una rapida, diciamo, occhiata al campionato di eccellenza Girone A. Anche nel campionato di eccellenza Girone A ieri è successo, diciamo, un qualcosa di importante. C'è stata la caduta in casa della capolista nuova Monterosi, credo di ricordare perlomeno, con il conforto della grafica, eccolo qui, come dice Giorgio, il nostro Giorgio, il conforto della grafica è arrivato. Allora, nuovo Monterosi 49, Sporting Città, ma vediamo prima i risultati, per favore, Francesco, perché ci sono dei risultati abbastanza, diciamo, sorprendenti. Eccoli lì, Civitavecchia Almas Roma 1-1, Boreale Crecas 0-1, Montechiascone Fontenuova 0-1, Monticello Vispoli 1-0, Fregene Monterotondo 2-3, Atletico Viscovio Vigor Acquapendente 1-1, Monterosi Procalcio Tor Sapienza 1-2, Grifone Monteverde Sporting Città di Fiumicino 2-1, La Sabina Tolfa 1-1. Hanno perso, diciamo, proprio le prime della classe, hanno perso lo Sporting Città di Fiumicino, ha perso il Ladispoli, ha perso soprattutto il nuovo Monterosi in casa. Vediamo la classifica, per cortesia. Allora, la classifica dice che il nuovo Monterosi comunque è ancora molto distante dalla seconda piazza, per cui ha fatto un passo falso, ma che è stato assorbito bene, 49 punti, si lotta per la seconda piazza, Sporting Città di Fiumicino 41, Crecas 40, Ladispoli 38, diciamo, fermiamoci a qui, anche se il Tolfa e la Vigo sono pendente sulla quota 36, zona salvezza invece Francesco, zona salvezza, eccola qui, partiamo dal Fontenuova, 19 punti, Fregene 20 insieme al Grifone, Montecelio 22, Montefiascone 23, Monterotondo 25, sono queste le 6, e poi l'Almas Roma è a quota 28 insieme all'Atletico Vescovio. Per quanto riguarda questo campionato, diciamo, lanciamo un sondaggio, chi vuole fare l'opinionista? Alzi la mano. Nessuno, e allora noi, da buoni insegnanti e dei buoni professori, ci rivolgiamo al nostro solito Guido Zenga, che deve guardarsi attorno, perché l'anno prossimo potrebbe capitargli di fare il girone A. Allora, Guido, vai, e poi chiederemo anche il voto, diciamo, ai presenti. Campionato girone A, che cosa ti dice? Il girone A dice che la Monterosi, quando perde, le altre non vincono mai sotto, è successo un paio di volte, quindi continua ad avere questo distacco dal Fiumicino, che ieri ha perso un'occasione importante, e il Crecas di Baiocco invece continua ad andare bene, ecco, da quando l'ha presa, insomma, l'ha portato in terza posizione, quindi sicuramente un ottimo lavoro. Sotto, come hai detto tu, insomma, fino all'Alma e Vescovio sarà una bella lotta, perché comunque anche l'ultima in classifica non è spacciata. Quando dice sotto, Francesco, uno che sta seguendo mette sotto la classifica, ti stai addormentando. Sono già sotto il televisore. Ti stai addormentando, proprio sei poco reattivo questa sera, Francesco. Eccola lì, a zona sotto, va bene, adesso è inutile che lo fai, perché insomma ti abbiamo già assegnato, appioppato il giallo. Vediamo un po' anche se il nostro invece Massimo De Angelis. Massimo, diciamo, questo girone tu lo segui? Non come il girone B, però più per questioni geografiche, però lo seguo, perché ovviamente poi spesso le compagini vengono anche cambiate di girone, quindi ci sono amici che seguiamo nelle altre squadre, quindi insomma siamo sempre attenti. Come ha detto Guido, ha approfittato solo la squadra di Baiocco in questa settimana, mi sembra che però era reduce da un passo falso nella scorsa settimana anche loro, quindi ha compensato, diciamo, quello che era avvenuto la scorsa settimana, però nel periodo che l'ha presa lui si è fatta prepotentemente sotto, diciamo, il Crecas. Dietro la lotta è serrata, anche se pensavo il Fontenuova, purtroppo per l'amico Scorzini, non avendo una squadra, una rosa molto limitata in questo momento per infortuni e quant'altro, è riuscito a fare questi 3 punti un po' che hanno veramente del miracoloso. Quindi si vede una lotta punto a punto ancora, quantomeno per puntare ai play-out. Domanda che facciamo ai nostri amici della Vis Artena. Alessandro, c'è spesso, diciamo, una domanda abbastanza futile, abbastanza monotona, tutti gli anni si parla di superiorità tecnica di un girone rispetto all'altro.
Alessandro Visone, praticamente, insomma, secondo te è più competitivo il girone A o il girone B? Beh, io penso che come tutte le categorie, diciamo che le squadre si equivalgono. Quindi il girone A o il girone B penso che a livello tecnico sia uguale. Sicuramente le squadre di vertice dell'altro girone hanno giocatori importanti, come anche quelle del nostro girone. L'altro, la capolista comunque è molto staccata rispetto invece al girone B, quindi già è più definito, diciamo, rispetto al nostro. Il nostro invece è un pochettino più equilibrato. Sentiamo anche il parere di Alessandro Valentino. Alessandro, tu conosci, diciamo, qualche realtà del girone A? Conosci qualche amico sicuramente che milita in quel campionato? Ce l'hai, no? Sì, ce l'ho. Diciamo che è un girone, come dice Alessandro, che è più definito, però allo stesso tempo non si può neanche dire c'è un girone A che è più tecnico, un girone B dove magari ci sono piazze più calde e quindi è difficile anche stabilire questa cosa. È pur vero che il Monte Rosi ha fatto una corazzata che secondo me non avrà difficoltà a vincere il campionato. Cristian Romagioli, secondo te, diciamo, da un duello tra Renan Pippi, lo conosci, no? Tra Renan Pippi e Cristian Romagioli, chi uscirebbe con le ossa rotte? No, ci ho giocato l'anno che hanno vinto il campionato alla Lupa e comunque è una bella lotta a tutti e due. È un gran bel giocatore. Assolutamente. A Cristian Romagioli vorrei chiedere, diciamo, tu sei un difensore centrale, l'attaccante che ti ha fatto più soffrire in questo campionato? Alessandro Valentino. Quando giocava con chi giocavi, Alessandro? Io stavo a Artena, io all'Ariano. Ah, ecco, il derby Artena. Ma penso che lui ti metta in difficoltà perché insomma è un giocatore rapido, veloce. Ma tu invece grosso modo sei abituato agli armadi, a far sportellare, agli armadi a muro. E diciamo, da questo punto di vista, chi è l'attaccante che fisicamente ti ha messo più in difficoltà? In questo campionato adesso? Sì. Fino adesso? Guarda, sinceramente non mi viene, ma non per altro, non mi viene in mente nessuno comunque. Tanto perché te li pappi tutti, insomma. No, assolutamente. Perché io magari sono contento dei miei compagni di squadra, dei miei attaccanti. Questa è una risposta un po' ruffiana. Sentiamo come se la cava invece un altro difensore centrale, no? Giuseppe Antocchi, pure lui, insomma. Tu pensa, vi racconto un fatto, io ieri sono stato a riprendere la loro partita, insomma Cori è uno stadio un po' dispersivo, stava abbastanza in alto, la coppia dei centrali c'era uno con una barba che sembrava dall'apparenza un pochino anziano, un pochino, diciamo, non ce l'aveva bionda, quella sua magari si vede poco da lontano. E poi invece c'era Giuseppe vicino, io pensavo che lui fosse un giovane in età di lega e l'altro con la barba grossa fosse il vecchio del reparto. Poi parlando la lista, ho guardato la lista bene e ho visto che quello era dell'88, Tremiterra, e lui del 79, però non li dimostra, insomma, ho detto molto sinceramente. Allora Giuseppe, torniamo a noi. Invece l'attaccante, una volta si diceva il centravanti, vengo da quei tempi, l'attaccante che ti ha messo più in difficoltà in promozione? Beh, credo che l'attaccante del Pomezia italiano è sicuramente uno degli attaccanti che non c'è più, che adesso non c'è più a Pomezia, però quando ha giocato contro di noi era sicuramente un attaccante molto, molto valido e bravo, forte fisicamente, insomma, una bella bestia da domare, diciamo. Piccini del Nuovo Florida? Sì, anche lui, ma anche l'attaccante dell'Alberone, chi era? Romagnoli, era molto molto bravo. Sì, diciamo questi due o tre attaccanti, anche se ovviamente anche altri giocatori comunque sono validi. Ecco, il primo, diciamo così, che mi è venuto in mente è stato così, italiano, perché comunque era stato
un osso duro da fermare. Bene, allora adesso approfittiamo per invitare la regia a chiamare Danilo Pizzi, direttore generale del team Florida, per fare quel discorso che avevamo detto. Scusa Bruno, Giorgio, sì. A pochi minuti dal termine, a Ferrara la Spal è in vantaggio 1-0 sul Pontedera nel posticipo del raggruppamento B, quindi in caso, adesso aspettiamo, mancano pochi minuti, il vantaggio rimarrebbe, non cambierebbe niente in vista della classifica. Un'altra notizia del girone, Bruno, la Carrarese è stata presentata l'istanza di fallimento per la Carrarese, ci sarebbe un nuovo acquirente, però ha messo una condizione, che rimanga nel sodalizio Gigi Buffon, se ne saprà di più nei prossimi giorni. Comunque, nonostante questo momento delicato, la squadra continua a fare buoni risultati. Bruno, per quanto riguarda invece la Serie D, apro una parentesi molto breve, intanto c'è stato veramente, parlando proprio in termini letterari, un vero e proprio suicidio del Cinzia, per tornare a un famoso saggio di Émile Durkheim, un famoso sociologo francese. Di chi? Émile Durkheim, del 1800. Un vantaggio di 2-0, un primo tempo perfetto, grande rimonta della Flaminia Civita Castellana, soprattutto con l'ingresso di Giustarini e la doppietta di Cardillo. Per il Cinzia, pensate, 7 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 9 gare, e non vince dal 29 novembre, dalla partita con la Strea, non vince in casa dal 18 ottobre. C'era un ambiente molto teso, Bruno, a fine partita, mentre la Flaminia Civita Castellana, soprattutto anche con l'arrivo di Stefano Mattiuzzo in qualità di direttore sportivo e Pierluigi Vigna in panchina, che sta facendo molto bene quest'anno, sicuramente una bellissima stagione per il team rossoblù di Civita Castellana. A chiudere, sono arrivati i sorteggi della Viareggio Cup per la rappresentativa di Serie D di Augusto Gentilini, girone impegnativo ma non impossibile, con Torino, Livorno e i danesi dell'Helsingborg. Passano 2 squadre su 4, ricordiamo che si giocherà con tempi da 40 quest'anno e non più da 45. La terza giornata è in programma domenica 20 marzo e lì si pone il problema di molte squadre che avevano giocatori impegnati con la rappresentativa. Comunque passano 2, l'anno scorso per la cronaca la rappresentativa di Gentilini pareggiò 1-1 con il Torino. Benissimo Giorgio, abbiamo Danilo 14 al 30 marzo. Linea, non facciamolo ancora attendere, pronto? Pronto Bruno, buonasera. Pronto, buonasera Danilo. Allora, diciamo, creiamo il piccolo antefatto. Ieri ci ha sorpreso leggere, diciamo, un pensiero, un commento di Andrea Bussone, il vostro tecnico. A proposito, complimenti per la bella e rotonda vittoria di ieri, a proposito di un servizio filmato che avete visto da qualche parte. Allora, che cosa ha suscitato, diciamo, le vostre proteste, Danilo? No, più che altro, guarda Bruno, non so proteste, che questa situazione sta degenerando prima di una casa. Ieri sera era una trasmissione, non so se posso nominarla. Assolutamente sì. Sulle droghe, il presidente della Lega Nazionale del Taxi Zareppi, in un'intervista rilasciata riguardo la violenza nei campi, ci ha citato un esempio negativo. Riguardo i fatti, ovviamente, del 22 dicembre 2015, la team Norro ed Aerea Colosseum. E volevo precisare che tuttora è aperta, chiamiamola inchiesta, dato che abbiamo fatto ricorso alla Corte Sportiva, e finché non ci sarà un esito, nessun tipo di richiesta, che comunque sia, anche se non verrà accolto il nostro reclamo, la violenza della nostra società c'è mai stata, come tutti lo sanno. Anzi, forse in qualche occasione, ad esempio Coppa Italia, non so se ci si ricorda, un paio di anni fa in turno siamo stati massacrati in botte in campo e fuori, con eliminazione dalla Coppa, senza aver fatto nulla, e siamo stati buoni alla decisione presa dalla federazione. Quindi io tutto questo amore per questo pedardo non lo capisco neanche dalla parte della federazione. Comunque, adesso questo caso è pedardo, diciamo, quello che è stato fatto esplodere erano Mazzucchi, e non si sa neanche da chi, e per di più fuori dal terreno di gioco, non ci portiamo sopra perché la riteniamo un'ingiustizia vera e propria. Su 25 persone in campo, compresa la terra arbitrale, e più di 150 persone nei spazi, l'unico che ha accusato un malore, guarda caso, è stato un nostro avversario. Vabbè, può succedere comunque, Danilo, che uno accusi. No, guarda, noi di tre punti, diciamo, ci teniamo, ci siamo iniziati sul campo, e la presentazione di tre punti non si è mai vista.
contenuta anche la mente di 1 euro, quindi questa è una vera e propria testa. Bene, Danilo, se sei d'accordo parliamo anche adesso di calcio giocato, diciamo una bella vittoria ieri, no? Sì, ieri una bella vittoria, ieri uno squadra ha giocato perfettamente, un risultato, un bel gioco. È tornato al gol Piccini, no? Se non vado errato. È tornato al gol Piccini, che è doppietta di 6, abbiamo fatto veramente una grande partita ieri, siamo molto contenti del risultato ottenuto. Benissimo, prossimo incontro, Danilo? Il prossimo incontro è domenica in casa con la Fortitudo, speriamo... La Fortitudo Academy? A portare a casa tutti i 3 punti e continuiamo, diciamo, a scalare verso il primo posto perché ci crediamo. Beh, chiaramente... Ci vediamo fino a fondo. Diciamo, se ipoteticamente fossero ridati i 3 punti, sareste ad una distanza di 4 punti. Se ci danno i 3 punti siamo a 4 punti dalla loro macchia, quindi ci vediamo adesso a 7 e vediamoci a 4. Che abbiamo lo sconto diretto in casa. Va benissimo, Danilo. Intanto abbiamo un messaggio da parte di Vincenzo Guidardone. Dunque, da Vincenzo: ciao Bruno, un saluto a tutti gli ospiti e salutami Pizzi. Evidentemente ha capito che stavi chiamando tu. D'accordo? Allora. Grazie, Presidente, e anzi, gli auguro una pronta guarigione al Presidente Bruno. Certo, certo, ci associamo anche noi chiaramente. Un'altra cosa. Sì, prego. Qualora la federazione non ci dà i 3 punti, adesso che abbiamo fatto ricorso alla disciplinare, arriveremo fino al collegio di garanzia del CONI. Così a livello nazionale vediamo come la pensa. Quindi questa storia andrà avanti. È arrivato un altro messaggio e te lo dico in diretta, Danilo, sì. Riguardante appunto l'argomento che stiamo trattando. Sì. Allora. Ora basta, non accetto che venga gettato ancora fango su questa società. Noi ci siamo sempre contraddistinti per aver ostentato i veri valori, che sono la disciplina, la sportività e il rispetto per l'avversario. In questo modo il presidente Zarelli sta facendo una propaganda negativa nei nostri confronti. Fedele Carlo, dirigente e socio Nuova Florida. Sì, diciamo all'interno della società, la dichiarazione di ieri del Presidente... Anche se per onestà del vero, io credo che insomma fossero un pochino dirette in generale. Lui ha fatto il nome del Nuovo Florida, ha citato voi come esempio di negatività, di violenza? Oddio, sì, diciamo il messaggio è arrivato quello, perché praticamente cioè, ha nominato il team Nuova Florida come un esempio... di violenza, cosa che diciamo noi anzi, ma forse il direttore sportivo del CORI, che abbiamo fatto tante battaglie diciamo nei campionati precedenti, sono venuti a Pomezia quando ancora giocavamo a Pomezia in 150 tifosi, noi allora avevamo il nostro tipo che ci seguiva e a fine partita siamo andati a mangiare insieme, scherzare insieme, scambi delle sciarpe. Noi curiamo molto, anche se sono tifosi esterni, diciamo, ma curiamo molto per il lato della società. Quindi quando sentiamo queste cose ci sentiamo toccati perché ci sentiamo veramente il cuore per cercare di portare avanti tutta la questione. Bene Danilo, grazie per il tuo intervento e chiaramente. No, grazie a voi, un saluto a Zenga. Bocca al lupo al campionato. Grazie altrettanto Danilo. Allora, un abbraccio. Torniamo in studio e approfittiamo di questi 2 minuti che restano nella quarta fascia, chiaramente vi faremo vedere anche il servizio della gara di ieri, approfittiamo per vedere i numeri del campionato di promozione Girone C, Francesco. Pronto. Qui chiaramente penso che insomma l'opinionista aspetti di diritto al nostro Massimo. Allora, vediamo prima anche i risultati per cortesia, Francesco. Allora, i risultati di questa 20ª giornata, 3ª di ritorno, hanno detto questo: Falasche Borgo Podgora 2-1, Lupa Frascati Real Colosseum 2-4, Garbatella Semprevisa 2-1, Cori Sporting Genzano 0-0, Libertas Casalina Team Nuovo Florida 0-4, Pro Roma Unico Mezzia 0-2, Alberone Visvelletri 2-1, Racing Club Vigor Perconti 2-0, Fortitudo Academy Vivace Grottaferrata 2-0. Classifica e commento, 1 minuto e mezzo, Massimo, il tuo commento su questo campionato.
Allora, commento ovviamente per la parte alta, già ne abbiamo parlato, le squadre accreditate sono le prime quattro, con ancora qualche possibilità per il Falasche di agganciare, anche se quelle in testa hanno qualcosa in più degli amici di Falasche, a cui approfitto per salutare. Nei bassi fondi, diciamo, la situazione per quanto riguarda noi del Cori sembrava la situazione compromessa a dicembre, invece siamo riusciti ad agganciare il treno e rimetterci in gioco, veniamo da quattro risultati positivi, quindi c'è questa mini striscia che non fa altro che rincuorarci, finalmente non siamo più ultimi, nelle ultime sette gare abbiamo subito solo quattro reti, quindi comincia a funzionare qualcosa, si comincia a dare continuità. Adesso è chiaro che non sarà facile centrare la salvezza diretta, però l'obiettivo play-out quantomeno è alla portata. Le squadre coinvolte mi sembra che possiamo parlare fino al Podgora, perché le altre sembra che abbiano qualcosa in più, anche se è tutto da giocare, perché bastano due sconfitte qui per essere riassorbiti. Brutta sconfitta dalla Visvelletri ieri ad Alberone, che praticamente insomma ha determinato questo allontanamento della distanza dal vertice. Linea alla regia, ci vediamo per l'ultima fascia tra poco.